Il sindaco di Gaeta, dottor Cosimino Mitrano, Festival del Gelato in Musica, un'altra attività, un altro evento, tra l'altro a livello nazionale, che ci sono tanti gelatieri e l'abbinamento poi musica e gelato, il gelato è un'eccellenza italiana. Beh, il gelato credo che sia uno dei prodotti artigianali che vada tutelato in Italia e quindi è un'eccellenza italiana e sicuramente può essere un buon veicolo verso i paesi esteri del nostro prodotto italiano, ma della nostra bellissima Italia. Sicuramente un grazie all'ideatore, a Salvatore Gelso, a Gianni Donati, non so se lo conosci, che grazie. È ovviamente il direttore artistico e colui che un po' ha coadiuvato tutto quello che è la musica e quindi l'aspetto artistico, musicale ed organizzativo di questo evento. Io mi complimento con l'organizzazione, sono sicuro che in queste due serate avremo una grande partecipazione di pubblico, sia di residenti che di turisti, e quindi sarà l'edizione zero per vedere quello che va, quello che non va e per poi proiettarci all'anno prossimo con un'edizione ancora più grande. Mi risulta che ci siano più di 20 gelatieri da tutta Italia e questo sicuramente è un buon segnale di partenza. E anche abbiamo anche degli ospiti musicali importanti, c'è Alessandro Canino che nel 92 fece Sanremo con una canzone brutta, si chiamava così, ma che conoscono tutti, quella l'anno scorso ha fatto Oramai Più, e qui sarà nostro ospite, ma insieme anche a Daria Calderone, a Marta Verrecchia che è stata in finale con Gigi D'Alessio nel The Voice, ci sarà Lina Senese che è stata scelta come ambasciatrice nel carico, insomma veramente della bella gente, come si dice, oggi e domani, e poi la premiazione domani per i gelatieri e per la musica. Ma io credo che quando ci sono i professionisti a organizzare gli eventi, te lo dico anche, ma non perché mi stai intervistando, persone come te che sono competenti nel settore, il risultato è sempre positivo, quindi si scelgono anche i musicisti con le musiche adatte per l'evento e quindi non si scelgono casualmente, al di là che sono anche musicisti bravi e musicisti anche di una certa importanza, e quindi questo diventa il valore aggiunto di questo evento che si chiama Musica in Gelato, Gelato in Musica. Invitiamo tutti gli ospiti della città di Gaeta, ma anche tutti i residenti a venire qui a Gaeta a degustare un buon gelato e a godersi la nostra bellissima Gaeta. Grazie sindaco.